Intorno alla metà del III secolo a.C., Roma si scontrò con Cartagine, una colonia fenicia fondata nell'814 a.C. dai fenici di Tiro, nell'Africa del Nord. Nel corso dei secoli, la città si era resa indipendente dalla madrepatria, dando vita a un impero marittimo che aveva posto sotto il proprio controllo la costa settentrionale dell'Africa, la Sardegna, la Corsica, parte della Spagna e la Sicilia occidentale. I rapporti tra Roma e Cartagine erano molto antichi. Forse già nel 509 a.C. era stato redatto un primo trattato tra le due città. Il patto era stato rinnovato nel 280 a.C., regolando per via diplomatica le diverse zone di influenza. Pochi anni dopo, però, la conquista romana della Magna Grecia cambiò radicalmente la situazione. Roma aveva fatto propri gli interessi commerciali delle colonie greche, le principali antagoniste di Cartagine. Inoltre, intendeva estendere il proprio dominio sulla Sicilia come naturale prosecuzione della conquista dell'Italia. La collisione tra le due potenze era quindi inevitabile. Dichiarare guerra a Cartagine significava far compiere alla politica estera di Roma un vero e proprio salto di qualità. Sino a quel momento, i romani avevano combattuto contro popoli bellicosi, i Galli, i Sanniti, ma meno forti politicamente e meno organizzati sul piano militare. Ora, invece, per la prima volta, essi dovevano affrontare un vero e proprio impero in grado di mobilitare notevoli risorse anche oltre i confini dell'Africa settentrionale. Anche gli obiettivi erano molto più ambiziosi. La sconfitta di Cartagine, la conquista della Sicilia, l'isola più grande del Mediterraneo, avrebbe proiettato Roma in una dimensione internazionale.